Siamo calciatori in gamba, giochiamo a suon di samba, siamo ponzacchini veri e siamo immobilieri. Rosso blu, rosso blu, rosso blu, i colori della nostra gioventù. Di Bonsacco vi vogliamo presentare. Due squadre con un passato glorioso tra professionistici, due squadre con il numero zero nella casella delle sconfitte. Due squadre con due attacchi micidiali, due squadre che si contendano il primato in classifica. Ponzacco 30 punti, Castelnuovo 28 punti. Questo è il big match della 14ª giornata d'eccellenza al Nardini di Castelnuovo. Castelnuovo al completo con tutti gli effettivi della rosa, Ponzacco senza lo squalificato Brega, ma con in campo subito i due nuovi acquisti Pieroni e Balestri. Arbitra il signor Bertozzi di Cesena, assistenti Gallorini di Prato, Furiesi di Empoli. Oltre un centinaio i tifosi arrivati da Ponzacco, pubblico delle grandi occasioni con oltre 500 presenze anche in tribuna. Foto di rito del Ponzacco pre-gara, è tutto pronto per l'inizio del match che vede il Ponzacco battere subito in avanti con Granito che cerca Pieroni sulla sinistra e bravo Borgia a chiudere all'ultimo e deviare in calcio d'angolo. Barzotti, palla lunga, spizzata di Balestri per Pieroni che prende tempo a Borgia, defilato il pallonetto, bravissimo Gonnella con un colpo di reni a deviare la palla in calcio d'angolo. Sul calcio d'angolo di testa Lorenzo Fiale, sembrava gol ma Gonnella dice ancora no, con un miracolo sulla riga riesce a deviare il colpo di testa del capitano Ponzacchino. E Borgia sulla destra prende palla a centrocampo, cerca di servire Bigi in profondità, palla troppo lunga, risponde il Ponzacco con Pieroni, colpo di tacco per Doveri, il cross per Balestri, non ci arriva il nuovo acquisto Ponzacchino. E ancora Borgia sulla destra, salta Barzotti, prova a mettere in mezzo per Micchi ma è all'ultimo Lorenzo Fiale a deviare in calcio d'angolo. Il cross di Pieroni in area, una carambola, Gonnella fa sua la presa ma è ancora Borgia, veramente irresistibile sulla destra, il numero 2 del Castelnuovo arriva fino in fondo, punta Giacovelli, rientra al centro in area, arriva Pieroni in sostegno del compagno Ponzacchino, spalla contro spalla, l'arbitro dice di no per un eventuale calcio di rigore. Veniamo al gol del Castelnuovo, Pennucci batte velocemente in area per Bigi, Fiale respinge la palla, Barzotti manda la palla a centrocampo, ancora recupera ancora la palla Micchi, steso da Balleri, calcio di punizione 2-3 metri fuori dall'area del calcio di rigore, se ne occupa Cristian Pennucci, la sua rasoiata all'angolino, Cappellini non può nulla, Castelnuovo in vantaggio al 39esimo, Cristian Pennucci, 11esimo gol stagionale del numero 8 del Castelnuovo. Il Ponzacco non ci sta, prova subito a reagire con due calci di punizione, prima Barzotti poi Pieroni, ma tutti e due sventati dalla difesa garfagnina. Si conclude così il primo tempo con il Castelnuovo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Cristian Pennucci. Vediamo i tifosi ponzacchini che cercano di incoraggiare la squadra, rumorosi al seguito in quel di Castelnuovo. Si parte per il secondo tempo, nessun cambio delle due formazioni, è Bigi che si invola sulla destra, Barzotti all'ultimo riesce a contrastarlo e deviare in calcio d'angolo. Il Ponzacco con Giacovelli, palla campanile altissima, per nessuno, Gonnella in due tempi, Pieroni non si era accorto della palla sventrata dal portiere Garfagnino. Qua è bravissimo Cappellini ad anticipare proprio all'ultimo Bigi. Giacovelli, Doveri, rientra in area per il tiro, ancora Giacovelli, Gonnella risponde alla grande, calcio di punizione per un fallo di Giacovelli sul numero 1 Garfagnino. Borgia sbaglia il rinvio, ne approfitta Granito che cerca di impossessarsi della palla, steso giù, l'arbitro fa proseguire, nessun penalty. Vediamo al gol del Ponzacco, Giacovelli, il cross, Bortoletti, il tiro smorzato sul secondo palo, si avventa come un falco
Federico Balestri, primo gol stagionale con la maglia del Ponzacco, il nuovo arrivo rosso-blu sotto i tifosi a festeggiare, riceve l'abbraccio dei supporter ponzacchini. Castelnuovo 1, Ponzacco 1 al 15° del secondo tempo. Il Ponzacco non ci sta, prova a cercare il gol vittoria, Granito si avventa in area su una palla persa da Pennucci, ma all'ultimo è bravo Gonnella a far sua la palla. Ancora il Castelnuovo con Pennucci che cerca Biggi, Fiale risponde alla grande. Granito, cross in aria per Pieroni, Doveri, il gol, ma è netta la posizione di fuorigioco del numero 10 ponzacchino. Si canta e si accendono fumogeni sul settore ospiti al Nardini di Castelnuovo. Granito 1-2 con Balestri, il tiro del numero 9 al lato. È ancora Ponzacco. Granito, palla in aria per Balestri, scusate, palla in aria per Granito, all'ultimo Gonnella anticipa il numero 11 ponzacchino, un batti e ribatti quasi sulla riga, riesce a sbrogliare Tolaini. Qua è Micchi che rincorre il numero 2 Lisci, cartellino giallo per il numero 9. Esce Doveri, entra Tamberi nel Ponzacco, prova a dare ancora più spinta in attacco mister Lazzini con Federico Tamberi, l'uomo della provvidenza delle ultime due giornate. Balestri, palla in aria, Balleri, palla in aria per Balestri, steso giù, chiede il calcio di rigore Federico Balestri, l'arbitro fa proseguire, rivediamo l'immagine, sembra una trattenuta del numero 5 Tolaini. Qua è bravissimo Biggi a entrare in area, ma è ancora Fiale che risponde veramente alla grande, ha alzato il muro il numero 9, il capitano del Ponzacco. E qua la partita al Nardini di Castelnuovo, veramente ottima la sua prestazione. Barzotti commette fallo su Biggi, proteste del mister Lazzini, una punizione veramente generosa dell'arbitro Bertozzi di Cesena. Le proteste del mister Ponzacchino e l'espulsione del direttore di gara, deve allontanare il campo il mister. Sulla battuta Pennucci, lo schema, Biagioni, palla in aria per Fabbri, Cappellini risponde alla grande, Tolaini sulla respinta manda al cielo una palla da 2 metri. Il Ponzacco non ci sta, prova a tentare il colpo del KO, Pieroni sulla sinistra, il tiro al volo, palla fuori, non si è accorto che al centro aveva 3 giocatori completamente liberi. 92esimo, Granito in profondità, prende il tempo a Tolaini, steso giù, l'arbitro concede il cartellino giallo al numero 11 Ponzacchino per simulazione, rivedremo con il rallenti, un rigore diciamo clamoroso, perché qua vediamo che Granito prende il tempo a Tolaini. Un altro replay e poi il fermo immagine, si vedrà che il numero 5 Garfagnino tocca il piede sinistro, ecco, vediamo qua il fermo immagine, da qua sembra un rigore netto, ma il signor Bertozzi di Cesena, un arbitraggio molto casalingo, decide di far proseguire e addirittura ammonire il numero 11. Su questo episodio finisce la gara a Castelnuovo, Castelnuovo 1, Ponzacco 1, Ponzacco che guadagna un punto in classifica vista la sconfitta del Pietrasanta.